Ehi, bentornati su Breaking Italy. Il Covid ha messo un momentaneo freno a uno dei miei progetti preferiti, il podcast. E quindi l'ultima puntata risulta essere quella con un personaggio che è diventato controverso per un paio di settimane. Marco Crepaldi, fondatore di Kikomori Italia. Dico questo perché durante la chiacchierata con lui, che è laureato in psicologia, è emersa una cosa della quale lui ha dato una descrizione migliore di quella che darò io adesso, ma che, in parole povere, è questa roba qui. Io, e milioni come me, pensate a chi fa attivismo, entra in una ONG, diventa un filantropo, quindi parliamo di un atteggiamento, tendo a sovrastimare la mia capacità di modificare gli eventi attorno a me. E questo modo di fare trasmette un'illusione di controllo, che in realtà nessuno ha. Nessuno è in controllo, la Terra gira velocissima, è tutto un casino, e basta un'epidemia per riportarci di fronte a questa dura realtà. Seguitemi su questo ragionamento. Non voglio parlare di me in realtà, ma è utile il racconto. Quell'illusione di controllo è la ragione per cui alcuni individui tendono a lanciarsi in imprese, o nell'attivismo politico, nel volontariato, cose che ti fanno modificare il mondo. Ma è un'arma a doppio taglio, perché alle volte, quando ci si scontra con quanto più grandi di noi le cose nel mondo sembrino essere, quello stesso atteggiamento fa emergere anche situazioni di prostrazione, perché uno si sente inutile. Differentemente da una persona più adattiva, che magari non ha questa pretesa di cambiare il mondo, ma allo stesso tempo si adatta con maggiore facilità all'ambiente circostante, accorgersi di star sbattendo su un muro di gomma può avere un effetto abbastanza deprimente. È ovvio. Eccovi due esempi. Numero 1. La Cina. Associated Press, sulla cui serietà abbiamo imparato ci siano pochissimi dubbi, riporta oggi un nuovo capitolo della storia di repressione che riguarda una minoranza etnica, gli Uiguri, popolazione musulmana in Cina, soggetta a ogni tipo di vessazione da parte del governo centrale. Deportazioni, chiusura forzata in campi di lavoro, matrimoni obbligati con cinesi di etnia Han, che sono la maggioranza, e in generale uno stato di polizia e controllo perenne, aspetti ai quali si è appena aggiunto un particolare terrificante. Negli ultimi anni le donne uigure, quindi localizzate nei territori dello Xinjiang e dell'Otan del Kashgar, sarebbero state sottoposte a dure punizioni anche corporali per aver fatto troppi figli, non rispettando quindi delle regole in vigore al fine di mantenere basso, dicono alcuni, e addirittura ridurre, dicono altri, il numero degli appartenenti a queste minoranze. Cosa che sta accadendo. Dal 2015 al 2018 c'è stato un crollo verticale delle nascite di oltre il 60% nell'Otan e nel Kashgar e di oltre il 24% nello Xinjiang, lontanissime dalla media di calo fisiologica ma molto contenuta del resto della nazione. Queste punizioni, secondo report indipendenti, che peraltro sono difficili da ottenere vista la situazione, andrebbero da multe da pagare a punizioni corporali, da prigionie nei famosi campi di rieducazione, dei quali la Cina non ha mai negato l'esistenza, ha solo cercato di illuminarli in una luce diversa, a persino procedure di aborto e sterilizzazione coatta. Ci torniamo sopra tra un attimo. Notizia numero 2, diversa, ma vi prometto che un filo conduttore c'è, ha a che fare con ciò che dicevo in apertura. Qui c'è l'Afghanistan, una delle regioni più instabili del mondo, occupata principalmente da 20 anni a questa parte dagli americani, in ottica di cosiddetto peacekeeping, mantenimento della pace, ma anche da altre nazioni, ad esempio noi. Inutile dire che è una situazione complicata, bla bla bla, è un casino, ma gli americani se ne starebbero andando perché a febbraio, dopo mesi di negoziati, gli Stati Uniti avevano trovato un compromesso per il ritiro delle truppe e la possibilità che il governo afghano e i talebani collaborassero per mettere fine all'ostilità e alla tensione che ha caratterizzato i rapporti nella regione. Fantastico. Problema. Nel fine settimana, un'inchiesta del giornale più importante del mondo, il New York Times, inchiesta poi confermata da altri come il Washington Post, che avrebbe parlato con un funzionario americano che ha confermato tutto quanto, e poi altre ancora che hanno parlato con funzionari delle Nazioni Unite, ha fatto emergere un'operazione dell'intelligence russa che avrebbe promesso ad attori talebani il pagamento di importanti somme di denaro per ogni soldato occidentale ucciso. Quindi di nuovo quelli americani, ma immagino anche quelli italiani andassero bene. L'obiettivo dei russi sarebbe stato, al solito, quello che è emerso essere un piano che da tempo si declina in vari tipi di azioni diverse, cioè ostacolare i paesi occidentali, al solito con poco sforzo, ma potenzialmente buoni risultati, come è stato fatto in passato, tramite le fake news, tramite gli attacchi informatici, finanziando o appoggiando partiti che minano i processi di unificazione europea o di collaborazione transatlantica e persino cercando di capitalizzare su un'epidemia globale come il Covid, come confermato dalle autorità europee e come peraltro anche la Cina avrebbe cercato di fare. Insomma, la Russia. Che fa la Russia? Ora, arriviamo al punto. Per quanto riguarda la prima storia, quella degli Uiguri.
non succederà nulla. Alla fine di questa settimana, questa notizia, per quanto grave, per quanto ci riporta orrori dal Novecento, perché aborti obbligatori e madri nei campi di concentramento pareva essere una roba che non avremmo visto mai più, direi che tra 2-4 giorni sarà una notizia così vecchia che ce la saremo fondamentalmente dimenticata. Do tempo sino a venerdì. Guy Verhofstadt, il famoso eurodeputato belga, è una delle poche voci che in giornata ho sentito alzarsi e chiedere un'investigazione da parte delle Nazioni Unite. Ma l'impressione è che, proprio come non si è fatto niente quando abbiamo visto le persone essere caricate nei treni e mandate nei campi in Cina, nulla verrà fatto, nemmeno in questo caso. Per quanto riguarda la seconda storia, non era finita. Non soltanto è infatti noto che Putin abbia da tempo assunto questo atteggiamento di ostacolo e di sfida, che si declina in vari modi, dagli omicidi di Stato che avvengono nelle nazioni europee, come il Regno Unito e la Germania, all'invasione della Crimea e dell'Ucraina, sempre però con le stesse modalità, cioè dando supporto a milizie locali e inviando truppe non regolari, quindi sempre con un piede dentro e un piede fuori, passando per le mille altre questioni deprimenti che riguardano invece la politica interna, la mancata crescita della nazione, i diritti umani degli stessi cittadini russi. Ma questa cosa delle taglie che i talebani avrebbero potuto eventualmente riscuotere, pare, secondo la stampa internazionale, che Trump la sapesse già da marzo, informato dai suoi servizi, e dopo un po' di possibilità sul piatto, che andavano da ulteriori sanzioni a reazioni diplomatiche di varia intensità, abbia deciso di non fare niente. Quindi, cosa succede? Succede ovviamente che il governo cinese respinge ogni accusa, affermando che la discriminazione su base etnica non gli appartenga e che sia una storia inventata dai giornali. Succede che il governo russo respinga ogni accusa, e anche in questo caso sarebbe tutta una montatura, e succede che Donald Trump stesso respinge le ricostruzioni, e indovinate un po', è tutta una fake news, anche secondo il presidente americano, stavolta con pure l'aggravante di personalizzare il tutto come se questa notizia fosse una sorta di complotto per sfavorirlo alle elezioni. Perché ovviamente tutto gira intorno a lui, alle sue elezioni, ai suoi ratings, alla sua immagine. Ecco. Come mi sono sentito dopo aver appreso queste notizie stamattina, è esattamente in linea con quello che vi stavo dicendo all'inizio. Ho registrato questi elementi come un aggravarsi di problemi preesistenti che riguardano tante persone che hanno la sfiga di essere sbagliate nel posto sbagliato in molti casi, e poi, siccome sto su internet da tanto, ho iniziato a ragionare su come queste notizie sarebbero state digerite. Notizie che come minimo dovrebbero allarmare e spingere l'opinione pubblica a volerne sapere di più, come minimo voler sapere la verità. Ma lo sappiamo tutti come andrà, no? Come dicevo prima, la questione cinese rimane cinese, frega zero a noi. E la questione russa causerà due tipi di reazioni. A destra sarà principalmente archiviata come una falsità, perché Putin è amico e non farebbe mai cose brutte, e chiunque ne parli, tipo io, sarà un buonista di sinistra o qualcosa così. Ma a sinistra sarà accolta con un po' di indignazione e poi velocemente accantonata. Ripeto, venerdì sarà già una cosa profumo di pleistocene. Forse è un po' questa cosa che mi sta deprimendo alla fine, che ho come la sensazione che nessuno voglia più impegnarsi in niente, che il mondo contemporaneo ci dia soltanto queste due opzioni. Ignorare, per qualsivoglia ragione, o indignarsi, che è altrettanto utile, cioè zero. Fingi che una cosa ti importi, fai un gran casino momentaneo, magari sui social, e poi non succede niente. E non so se il problema sia nella gente, nel mondo, sia mio. Non so. Vi faccio un ultimo esempio e poi ci spostiamo a parlare di cose che forse invece funzionano. Black Lives Matter. Gli americani afrodiscendenti hanno detto: vorremmo evitare che ci sparaste per strada. Vorremmo evitare che la polizia ci trattasse come animali braccati. Ed è iniziata una pressione politica che mi ha fatto dire: sì, dai, evviva, finalmente si parla di certe questioni che hanno a che fare con tutti poi, perché come marginalizziamo le persone non parla solo di quelle persone, parla di noi come specie. E poi ho osservato come in tanti abbiano preso questo argomento e l'abbiano trasformato nel giornaliero costruire l'indignazione social, per cui dalla battaglia dei diritti siamo finiti a vedere sconosciuti su internet litigare tra loro degli scacchi quale simbolo di oppressione perché i pezzi bianchi muovono prima di quelli neri. Non lo so ragazzi, forse sono un po' stanco, però è un momento nel quale personalmente mi sento davvero, 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 davvero impotente. Impotente è la parola corretta. Tornando su Black Lives Matter, c'è un aggiornamento sulla questione Stop Hate for Profit, della quale avevamo già accennato la settimana scorsa. Per chi non se lo ricordasse, questa campagna, la peggiore del mondo in quanto a scelta del nome, perché abbreviata si leggerebbe
Immagino. Anzi, adesso lo sapete, prego. Un ringraziamento ai supporters del club che finanziano questo livello di approfondimento delle notizie. E fondamentalmente, dicevo, una gigantesca campagna di boicottaggio a Facebook. La compagnia di Zuckerberg, lo sapete, sta soffrendo l'essere finita, come si dice, dalla parte sbagliata della storia. La questione di cosa esattamente siano le piattaforme social, infatti, che non sono editori, ma non sono nemmeno semplici infrastrutture come una strada, una rete elettrica, e che quindi sono qualcosa nel mezzo, responsabili, ma sì a un certo punto, è proprio il punto che è da anni al centro del dibattito. Ha ricevuto in tempi recenti un'accelerata, però, e il risultato è stato che una di queste piattaforme, Twitter, ha iniziato a censurare, rimuovere e mettere disclaimer persino sui contenuti del presidente degli Stati Uniti. Facebook, che continua a considerarsi neutrale, invece, è indietro e molte aziende hanno deciso di fare miglior pressione e di farlo in un punto nel quale Facebook è un pochino più debole, cioè i soldi. Come lo fanno? Rimuovono le inserzioni dalla piattaforma. L'ultima volta che ne abbiamo parlato era una cosa un po' circoscritta da alcune aziende, note ma non così grandi. Ora invece le cose sono un po' cambiate. La lista è un po' lunga. Ad aggiungersi alla festa sono arrivati dei colossi, tra i quali Coca-Cola, Honda, Levi's, Magnolia Pictures, The North Face, Verizon e non ultima Unilever, che è fondamentalmente il brand che ghermisce tutti quanti gli altri, come il Signore degli Anelli. Tutte queste aziende hanno deciso che per l'intero 2020 non metteranno più un centesimo dentro Facebook. E a questo punto, visto che parliamo di miliardi, è probabile che questo comporterà per forza un cambio di politica dentro al social network più utilizzato. E che, come spiegato in un video dell'informatico Matteo Flora, che si occupa di queste cose, ve lo lascio in descrizione, essendo queste decisioni pubblicitarie gestite in realtà da grandi gruppi di mediazione, potrebbe generare effetti a cascata che porteranno altri brand a boicottare a loro volta, anche per una questione di immagine. Cosa chiedono i brand? Che le piattaforme social, soprattutto Facebook, che è indietro, siano migliori sotto certi punti di vista, più intransigenti rispetto a certi atteggiamenti. In realtà, molti di voi mi hanno già contattato chiedendomi se siamo di fronte a una possibile nuova apocalisse pubblicitaria, con investitori che fuggono da tutte le parti, anche da YouTube. E la mia risposta è: non lo so, può essere. In realtà internet è da un paio d'anni a questa parte diventata molto più rigida sotto al profilo della monetizzazione dei contenuti in genere, che è tutto sommato un bene, e lo dico da individuo che è quasi stato mandato a casa da questi cambiamenti, perché in un sistema che irrigidisce i controlli, i primi a morire sono quelli che rimangono incastrati in mezzo, cioè chi è troppo piccolo per resistere. Con ottime probabilità stiamo però capendo che quei cambiamenti non erano i cambiamenti, ma il primo di una serie di capitoli di quello che sta trasformando internet, che, come avevo già detto, da un Wild West di possibilità deregolamentate diventa un ring più controllato, che però fisiologicamente avrà meno spazio per le novità, buone o cattive che siano. Altro aggiornamento, stavolta sul Covid, perché vi ricorderete che la stampa americana aveva anticipato che l'Unione Europea fosse pronta a riaprire i collegamenti con il resto del mondo, ma non con gli Stati Uniti, e pare essere così. Mentre il registro, infatti, la lista ufficiale non è ancora stata presentata, ma anche dalle ultime letture dei giornali, ad esempio Politico ha pubblicato la lista integrale, pare che tra i grandi esclusi ci siano per ora, oltre alla Russia, il Brasile e l'India, proprio gli Stati Uniti. Ovviamente, in teoria, non dovrebbe stupire. Questi paesi, del Brasile abbiamo parlato giorni fa ad esempio, stanno facendo enorme fatica nel contenere l'epidemia. È al massimo a stupire il fatto che gli Stati Uniti, la nazione più ricca e potente del mondo, si ritrovino in una condizione tanto drammatica, con una curva del contagio che, se comparata a quella europea, mostra non solo una differenza importante, ma anche un'impennata dei nuovi contagi. Questi dati sono però disputati. Negli Stati Uniti sono infatti in tanti a sostenere che queste differenze non siano dovute a una reale differenza nel numero dei contagi, ma a differenti procedure di testing, per cui molti individui che negli Stati Uniti verrebbero registrati come positivi finirebbero per passare da noi sotto i radar. Io non lo so, però gli Stati Uniti, da nazione che a marzo voleva chiudere tutto per evitare in toto i contagi, hanno velocemente scalato anche la classifica dei morti per milioni di abitanti, anche se, visti in quest'ottica, di nuovo in rapporto alla popolazione, non hanno ancora superato né la Francia, né la Svezia, né l'Italia e soprattutto neanche il Regno Unito, la nazione europea nella quale il virus ha fatto più morti in assoluto. Detto questo, ad oggi i morti negli Stati Uniti sono 130.000. Personalmente ho trovato e continuo a trovare molto curioso seguire come le cose sugli aspetti più politici e umani della vicenda paiono andare in maniera molto differente al di là dell'oceano, dove, l'avevamo già detto,
il solo gesto di indossare la mascherina, mentre da noi tutti si lamentavano non ce ne fossero abbastanza, è diventato quasi un gesto politico e sono circolati e continuano a circolare i video di persone che fanno un casino negli esercizi pubblici, nei negozi, nei supermercati, perché si rifiutano di indossare una mascherina e reagiscono talvolta in modo violento e irrazionale. Tenete conto del fatto che Mike Pence, il vicepresidente al quale è stata affidata la gestione del Covid a livello federale, ha soltanto ieri, riporta la CNN, consigliato alla cittadinanza di indossare una mascherina, oltre a fare tutte le cose che abbiamo imparato e poi velocemente disimparato a fare qui, cioè non toccarti la faccia, non toccare la gente, non stare tutti appiccicati, eccetera. In ultimo, tre cose alle quali stare attenti, perché passati gli impedimenti Covid, che lo so che non sono passati, sono ironico, continuate ad indossare le mascherine, a fare la cena a lume di candela su Zoom, per favore, a parte quello dicevo, si torna alle urne. Non in Italia però, fortunatamente, perché io ormai ho paura delle elezioni e delle campagne elettorali, perché basta. Vi prego, ancora un paio d'anni così, tranquilli. Numero 1, in Polonia, una nazione che ha creato un sacco di problemi in Unione Europea, è paese di gran lunga più importante all'interno dell'arcinoto gruppo Visegrad, ci sono state le presidenziali che andranno incontro a quanto pare a un secondo giro di ballottaggio, nel quale si sfideranno i due candidati più votati. Il primo è il favorito, cioè il presidente uscente Duda, legato a Diritto e Giustizia, il partito sovranista che ha la maggioranza in Parlamento dal 2015, e il suo avversario è Trzaskowski, ci ho provato mille volte, meglio di così non riesco, che è espressione di un partito liberale di centrodestra e dichiaratamente filoeuropeo. Cosa fa in Polonia il presidente della Repubblica? Non molto in realtà, perché il presidente lì è più simile alla nostra figura, che è più politica e di controllo. Può ad esempio bloccare le leggi che ritiene essere incostituzionali o antidemocratiche, che è però un potere che Duda ha esercitato pochissimo durante il suo mandato, anche quando si è accusata la Polonia di star diventando un paese a guida semi-autoritaria, attirandosi le bacchettate dell'Unione Europea. Ma per ora niente più di così, a dire il vero. Ciononostante, un cambio di poltrona, secondo alcuni, sarebbe la possibilità di un primo passo verso un reale cambiamento di leadership, e quindi l'esito del ballottaggio, proprio perché c'è questa situazione di sovranismo contro Europa, è molto atteso. Numero 2. Francia, la nazione dei nostri cugini più grandi, che facciamo finta di non invidiare, e infatti non invidiamo affatto, si è votato in molti comuni per il secondo turno delle elezioni municipali. In tanti stanno sottolineando come lì, a crescere parecchio, sia il partito dei Verdi, che è tutto quello che ci si aspetterebbe da un partito così, ecologista e di centrosinistra. Di queste elezioni si sta parlando principalmente per tre ragioni. La prima è che la sindaca di Parigi, la socialista Anne Hidalgo, è stata confermata. Due, c'è stata una partecipazione bassissima, attorno al 40%, tanto che il presidente Macron si è detto preoccupato. E tre, i partiti sovranisti non hanno fatto bene come si temeva, ma hanno raggiunto il traguardo simbolico dell'aver conquistato la prima città sopra i 100.000 abitanti. 3. Germania. Non si è votato in Germania, ma a luglio l'altro paese che nessuno in Italia invidia proprio per niente, ma proprio niente niente, e che non causa alcun tipo di senso di inferiorità in nessuno, assume dopo molti anni il controllo della presidenza dell'Unione, che per regolamento spetta ciclicamente a tutti i paesi membri. Cosa significa? Significa che la nazione che assume la presidenza controlla direttamente i lavori del Consiglio dell'Unione Europea, cioè l'organo più importante alla fine, dai, diciamoselo, nel quale si radunano i governi nazionali che poi di fatto mettono le proprie questioni nazionali di fronte alle decisioni più a vocazione europea, come quelle della Commissione, che è una sorta di governo, e del Parlamento Europeo. La nazione che prende il controllo ha quindi il potere di convocare le riunioni, decidere di cosa ci si occupa e in generale si ritaglia questo ruolo di mediatore tra le varie nazioni, cosa che ad alcuni stati membri viene un po' difficile perché magari non sono politicamente molto pesanti, ma che alla Germania viene più facile, vista l'ottima reputazione che Angela Merkel ha in tutta Europa e il fatto che la Germania è divenuta, soprattutto dopo il Brexit, il punto di riferimento per l'intero progetto europeo. E quindi c'è questo. E non sarebbe una degna conclusione se anche io, come è già stato fatto da tutti gli altri, non sottolineassi che l'ultima presidenza tedesca risale al 2007 e tra i 32 leader politici che avevano partecipato all'ultimo incontro e posato nella foto di rito di fronte alla porta di Brandeburgo, una più giovane Angela Merkel è l'unico politico che è ancora al potere tra tutti loro. Però di questo abbiamo già parlato nella live
la settimana scorsa. Quindi per oggi era tutto, grazie per aver guardato, spero sia un buon inizio settimana. Al solito sotto trovate il link per approfondire, la zona commenti per dirmi la vostra e altre robe, come ad esempio i modi per iscriversi al Breaking Italy Club e darci una mano a finanziare lo show, cosa che potete fare anche digitando breakingitaly.club sul vostro browser, se lo dicete a caso non credo succeda niente, ma grazie a chi lo abbia già fatto, cioè supportarci, non digitare, avete capito perfettamente. Fate i bravi, ci vediamo domani.